Rieccoci, buonasera e bentornati ancora su CRT Radio, come ogni sera alla voce e al volto Davide Iannuzzo. Stasera, come vedete, c'è ancora il sole alle nostre spalle. Vi vogliamo raccontare un'altra storia del rionale, vi vogliamo raccontare le 12 squadre, i 12 rioni in un modo diverso. E noi non potevamo non farlo con lui, che diciamo voce storica, non voglio dire voce storica, altrimenti lo faccio troppo vecchio, però è una mente molto brillante. E per farmi aiutare, a chi ho chiamato? Ho chiamato lui, Raffaele Masiello, della Provoco Grotta Minarda APS. Raffaele, tu stai su un campo di calcio. Di calcio non ne parliamo stasera. Noi vogliamo raccontare. Anche perché io sono inesperto. Vabbè, male che va, ti mettiamo in posto. Così non corriamo, non possiamo fare danni, quindi noi stasera, io con te stasera voglio fare un racconto diverso di questo torneo rionale. Siamo giunti all'ottava edizione, però mai nessuno è venuto in mente di raccontare i 12 rioni che prendono parte a questo torneo rionale e farlo in un modo diverso. Noi vogliamo iniziare forse dalla frazione più bella, quella più importante che c'è a Grotta Minarda, che è quella di Carpignano. Carpignano è una delle 12 squadre che partecipano a Rionale. Cosa possiamo raccontare su Carpignano? Che poi tu là, quando io nomino Carpignano, a te si brillano gli occhi. Carpignano è un gioiello, è una delle zone più documentate, più antiche di Grotta Minarda. Allora, la storia è molto antica. Già nel X secolo abbiamo le prime attestazioni di Carpignano. Però Carpignano acquisisce un'importanza con la scoperta del quadro della Madonna. Quindi tutti gli avvenimenti successivi che hanno interessato Carpignano riguardavano sempre la tavola della Madonna e la chiesetta di Carpignano. Allora, inizialmente non era una zona abitata. C'erano solamente la chiesetta con la cappella dell'Eremita a fianco, poi con la venuta dei padri mercedari, che diventarono i custodi della chiesetta di Carpignano e quindi del futuro santuario, Carpignano si è ripopolato e si è sviluppato nei migliori di me. Carpignano poi si potrebbero raccontare tante cose. Addirittura ci fu nel 600 ci fu un omicidio in quelle zone, le persone vennero seppellite nella chiesa. Nelle zone di Carpignano si ritrovavano i briganti, sono attestati numerosi arresti di briganti. Comunque l'importanza di Carpignano e quindi il suo sviluppo arriva nel 900 con i padri mercedari. Ma qualcosa sul calcio Carpignano? C'era qualche prete fuori classe su Carpignano? Che io sappia no, però c'è il campetto sportivo. Che poi dobbiamo dire, Carpignano è l'unica frazione di Grotta Minarda, l'unico diciamo rione che ha realmente ha avuto la squadra e ancora oggi la Socrates che fa calcio. Quindi le ho detto, quando si parla di Carpignano a Raffaele gli brillano gli occhi, però poi noi dobbiamo raccontare anche altre realtà di questo rionale. La frazione, la contrada Bosco, che è al confine tra Bonito, Mirabella, Grotta. Allora, questa è la quale ne parlo ancora con più affetto, perché è anche la zona dove io abito. Questa contrada, la storia di questa contrada è veramente molto particolare. Allora, bisogna dire che innanzitutto era una zona contesa tra i vari comuni. Nel 500 ci sono tantissimi processi, perché non si capiva a chi apparteneva, se apparteneva a Bonito, Melito o Mirabella. Quindi alla fine, all'inizio dell'Ottocento, venne deciso che doveva appartenere a Grotta Minarda, anche se era una zona molto vasta. Il nome lo precisa, Bosco, quindi dobbiamo immaginare che quella zona era boschiva. All'inizio dell'Ottocento ci fu un decreto di Gioacchino Mirà, il re di Napoli, che con questo decreto si stabiliva che la zona del Bosco doveva essere disboscata e i terreni dovevano essere affidati a chi ne aveva necessità. Infatti fu fatto tutto un processo, fu fatta una sorta di asta per poterla accedere. Ed era famosissima per questo bosco. Nei documenti è chiamato il Bosco di Sant'Elia per una chiesetta dedicata a Sant'Elia.
andiamo avanti perché altrimenti non ci allunghiamo troppo. Quindi adesso andiamo su quattro rioni, su quattro come dire, contrade o che sono nate per uso abitativo. Sì. Stiamo parlando di rioni ACP, Bressure, Fontanelle e Rione Dande. Io inizierei da Rione ACP. Come è nato, perché e come? Allora, è il quartiere popolare di Grotta Minarda. O meglio, questi sono i quartieri popolari di Grotta Minarda. Allora, dobbiamo tenere presente che inizialmente Grotta Minarda, la zona abitativa di Grotta Minarda, era la zona del cosiddetto centro storico. Quindi Santa Maria Maggiore, La Fratta. L'ex Fratta. Poi, dopo il terremoto del 62, ci fu uno sviluppo verso il piano e quindi queste zone incominciarono ad essere un po' popolate, si incominciarono a costruire anche proprio delle casette popolari. Gli ACP era la sigla delle case popolari. La prima in ordine è quella di Rione Dante. Ovviamente non devo precisare il nome, Dante Alighieri, anche perché a volte i nomi nascono per puro caso, una strada, un piazzale dedicato a un personaggio storico. Vorrei soffermarmi però su Fontanelle. Attualmente Atletico Fontanelle? Sull'Atletico Fontanelle. È particolare proprio il toponimo Fontanelle. Praticamente era una zona ricca d'acqua. Si racconta che bastava fare un colpo con la zappa e usciva subito una sorgente d'acqua. Quindi quella era la zona più ricca d'acqua di Grotta Minarda. Poi Bressure. Le Bressure. E poi oggi si chiama Bressure, ma là ci sono due o tre contrade che si sono riunite, l'ex Biciglieto, quindi... Sì, sono le varie contrade là. Anche queste sono quartieri popolari. Vi ho detto prima. Prima c'era, allora, queste nascono per la... Allora, a parte Rione Dante, subito dopo il terremoto del 62, la maggior parte di questi quartieri si diffondono dopo il terremoto dell'80. È lì che proprio c'è il boom, dove si spostano i grottesi e non solo, soprattutto anche famiglie non grottese, perché con la nascita della Fiat, sì, lì si diventa proprio la zona più altamente popolata. Andiamo avanti anche per... abbiamo raccontato i quattro, diciamo, quartieri, che poi ce ne saranno anche altri, però noi le abbiamo racchiusi, sì, in queste oggi. Ci sono i Pioppi, che comunque è un quartiere molto residenziale di Grotta, ci sono Rione Gerso, se non è, dietro, sì, l'ACP, che comunque è nato subito dopo il post-terremoto. Allora, sono toponimi di origine, diciamo, prendono il nome da alcune piante. Allora, c'era la Pioppeta, quindi i Pioppi, il Rione Gelso, perché c'era qualche... Sicuramente ci doveva essere qualche fontana con il gesso vicino. Insomma, nascono per la maggior parte sotto questo. Andiamo su un'altra contrada che è molto, molto famosa e negli anni è stata molto trafficata, è quella di Contrada Piani. Contrada Piani, se non erro, c'è ancora la scuola a Contrada Piani. Sì, c'è la scuola. Riusciamo a mantenere ancora la scuola. Sì, ma in realtà in origine quasi in tutte le contrade, diciamo, c'era una piccola scuola. Anche al bosco c'era la scuola, ma erano varie le zone, perché praticamente prima le scuole si facevano all'interno delle case private, anche perché si raccoglievano quei 10-15 bambini che c'erano per le zone, arrivava l'insegnante da fuori o era lo paesano o dall'esterno, dagli altri comuni vicini, e si creava la scuola, tutte miste e quant'altro. Contrada Piani è molto particolare perché la potremmo definire quasi la zona agricola di Grotta Minarda. Allora, era una zona che, popolata fin dall'età romana, passava da Stradina, l'Aurelia e Granenzi, proprio per Contrada Piani, ed era proprio vicino alla zona di Fioccaglie di Fiumeri, che è famosa per gli scavi archeologici. Infatti lì, a inizio Novecento, mentre stavano demolendo alcune ex palazzine, alcune case, diciamo, le cosiddette masserie, vennero ritrovate tutta una serie di iscrizioni, proprio lungo nella zona del... Contrada Piani. Raffaele, ma quindi tu questo torneo hai fatto il tifo per il Bosco? Allora, hai visto qualche partita almeno? Qualcosa l'ho vista. L'hai vista su CRT o dal vivo? Su CRT. Allora, sei amico stretto nostro, quindi noi, sì, quando andiamo in difficoltà noi chiamiamo Raffaele ad ogni sì, casa. Andiamo su uno dei quartieri più popolati di Grotta, cioè stiamo parlando di Parco Sciarappa. Parco Sciarappa. Io me lo ricordo ancora quando c'era la caserma dei Vigili del Fuoco sul Parco Sciarappa. È il quartiere residenziale
di Grotta Minarda. Mentre le zone popolari che abbiamo visto prima erano bene o male agglomerati di case, lì invece ci sono singole proprietà che insomma costruite dopo gli anni 70. Praticamente Parco Sciarappa prende il nome da Sciarappa, che era l'architetto, o meglio l'ideatore di quel quartiere, ma in origine, o meglio nei documenti antichi, veniva chiamato i Giardini. Era una proprietà della famiglia Buonopane, che erano gli ultimi proprietari del castello, e nella zona del Parco Sciarappa avevano messo, a parte tutta una serie di piantagioni di frutteti, perciò veniva chiamato giardino, ma soprattutto era nota perché lì c'era la produzione del bacco da seta. C'erano delle strutture proprio realizzate, e in più avevano costruito, anche avevano ritrovato una sorgente e avevano costruito proprio un ambiente per innaffiare i frutteti, insomma il giardino, le piante che stavano in quella zona, e ovviamente davano assistenza a questo. E hanno ricevuto tutta una serie di premi. Nel corso dell'Ottocento i Buonopane hanno ricevuto numerosi premi perché erano famosi sia nella produzione dei vini che di questo bacco da seta. Raffaele, adesso andiamo su una contrada che anch'io non riesco ancora a individuare bene per capire proprio qual è la strada esatta, e sto parlando di Largo Mercato. Perché io all'inizio, quando ho letto Largo Mercato, avevo pensato tutta un'altra parte di Grotta Minarda, poi ho capito che la parte che sale dalla zona della chiesa, secondo me. Allora, topograficamente sono due zone. Allora, è la zona della Fontana Vecchia di fronte alla chiesa del Rosario, è un pezzo di strada vicino all'ex cinema Diana, Palazzo Vitale, che arriva poi alla zona del condotto. È quella zona là. In realtà, Largo Mercato, in senso stretto, è proprio dove sta la fontana. È il nome perché è classico, lo preciso. Mercato. Perché si svolgeva settimanale? Si svolgeva il settimanale, anzi tre volte al giorno, tre volte alla settimana. Quello che si fa ancora oggi. Adesso è solo due volte, ma in origine era tre volte. Quello delle verdure, dei contadini che portavano... Era una zona molto particolare, perché era vicino alla Nazionale delle Puglie, sarebbe il nostro corso Vittorio Veneto, di fronte alla chiesa. Poi lì c'erano tutta una serie di taverne, c'era la taverna di Vitale, la taverna Ciaburni, insomma c'erano varie taverne, e questa zona venne proprio scelta. Ci sono dei progetti di inizio del Novecento dove addirittura dovevano fare mercato coperto, ci sono proprio delle piante. Poi nasceva lì, era la strada principale, era l'unica strada che passava, che attraversava Grotta, andando allora, poi verso il centro. Considera che quella era la strada che collegava la via Nova alla zona storica di Grotta, perché voi dovete immaginare che almeno fino agli anni 50 Grotta era solo sopra, qua non c'era quasi niente. C'erano un po' di zona con il centro, poi ne parleremo, quello è il borghetto, che è il borgo più antico. Per collegarci con Largo Mercato, l'abbiamo toccato prima, si scende giù al condotto. Si scende al condotto. Allora, il condotto era una struttura muraria, ce ne sono tantissime nella zona da campagna. Praticamente questa era una sorta di, potremmo definirlo acquedotto, anche se è un po' forzato. Praticamente, se lungo la costa di una collinetta c'era, se scavava un pozzo, usciva la sorgente e si doveva portare un'altra costa, veniva realizzata questa sorta di condotta, ma era molto grossa, che portava l'acqua in un'altra zona alla fontana. Mio nonno, non quella del condotto, perché è andata ormai distrutta, perché è stata cementificata tutta la zona, perché quella era la zona del mulinello, là c'era un ponticello. Mia madre mi raccontava sempre che loro per venire a Grotta dovevano attraversare il ponte. Poi è famoso il condotto sportivamente perché lì venne fatto il primo campo sportivo di Grotta. Sì. Lì negli anni 20 venne giocata la prima partita del Grotta. E vi dicevo, questi condotti erano particolari. Mio nonno mi raccontava che quando lui era piccolo, in quelli più grossi, praticamente era una sorta di corridoio che conduceva al pozzo e poi c'era una vasca. Mio nonno piccolino si saliva in questo, per non bagnarsi allargava le gambe perché c'erano delle feritoie dove si appoggiava e lentamente scendeva fino al pozzo, magari per pulirlo o altre cose. A volte ci giocavano semplicemente e c'era un'acqua fresca, nonno diceva che là si portava il vino per tenerla fresco là. E al condotto c'era qualche struttura simile per cui è rimasta. È anche vero che lì c'era anche una zona, la fontana più antica di Grotta,
che non è quella di San Tommaso, però c'era un'altra fontana famosa che era quella dei D'Aquino. C'era anche lo stemma, insomma, c'era un po' particolare, che si trovava dove stava l'ex cinema di Anno, perché venne abbattuta questa fontana. E là è, la zona del, è anche una zona storica. Trovo documenti già nel 600 dove si parla di questa zona del condotto. Dalla parte nord di Grotta scendiamo a tutta l'altra parte di sud di Grotta e andiamo su Cappelluzza Tratturo, che proprio in questi giorni stanno iniziando i festeggiamenti proprio sulla Cappelluzza per Sant'Antonio e Santa Rita. In questo torneo le due frazioni si sono unite insieme per fare la squadra. Sono proprio... C'è una storia divisa tra entrambe o la possiamo insieme anche sulla storia? È una storia che si scrive insieme, praticamente si potrebbe dire che è la stessa. Partiamo da quella più antica, la zona del Tratturo. Allora, Grotta Minarda la conosciamo benissimo, si trova in una posizione favolosa di passaggio. Adesso c'è l'autostrada, nel passato c'era la Via Nazionale delle Puglie, poi c'era l'Aurelia e Clarenza, e passava per Grotta Minarda anche un tratturo. Non dobbiamo immaginare il Regio Tratturo, questi erano i famosi cosiddetti tratturelle. Allora, il Regio Tratturo dagli Abruzzi andava alla Puglia, poi c'erano i tratturelle che erano dei verticoli trasversali dove si congiungevano. Il nostro, con buona probabilità, da Benevento poi si congiungeva verso le zone di Ariano al Regio Tratturo, e quindi perciò prendeva là. Questo seguiva con buona probabilità, questo tratturo proveniva dal bosco, attraversava la zona del condotto, il corso, e arrivato più o meno alla zona dove sta la zona della piazza, proiettava e scendeva qui fino a giù al tratturo. Poi si è deformato con le varie strade. Proprio all'incrocio tra la strada da Reggia e il tratturo venne costruita la Cappelluzza, che in origine era dedicata, vi sembrerà strano, noi adesso festeggiamo nella festa della Cappelluzza Sant'Antonio e Santa Rita. Sant'Antonio a Grotta si dice Piccirillo. Sant'Antonio Piccirillo per le dimensioni. Però in origine era Sant'Antonio Abate, il famoso monaco con il bastone a forma di T e il porcellino a fianco, perché c'era un ospedale dove si curava il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, che per essere curato aveva bisogno del grasso del maiale. Praticamente si facevano dei medicamenti con il grasso di maiale, si mettevano sopra là. E siamo nel 1500 che si crea questa Cappelluzza là. Poi è particolare, sempre dal punto di vista calcistico, che se non sbaglio la Cappelluzza con Tratturo vinsero la prima edizione del primo torneo rionale, che si è svolto in tre anni, dal 77 al 79. Noi non c'eravamo. Forse il nostro cameraman, quindi... E quindi loro sono stati i primi a vincere il torneo rionale. Diciamo che questa zona attualmente sta cambiando un'altra volta forma, perché con la nuova stazione che sta nascendo proprio a due passi da qua, quindi è una nuova era. Sarà una nuova fase storica per questa zona. Raffaele, chiudiamo forse con quella principale, che racconta un po' Grotta Minarda e che racconta anche un po' la storia anche del torneo rionale. Stiamo parlando di Grotta Centro. Allora, questo è il primo quartiere extraurbano di Grotta Minarda. Praticamente, immaginate, 1456, il terremoto che distrugge Grotta. Grotta incomincia a crescere, ovviamente aumenta la popolazione, perché con il terremoto c'era stata una bella diminuzione di popolazione. Morti non ce ne furono, però molti si trasferirono. Grotta crebbe e automaticamente bisognava creare una nuova zona dove potersi sviluppare, sia per alloggiare delle nuove, diciamo, quelli che arrivavano, la popolazione che cresceva, ma anche perché era stata da poco restaurata la strada Reggia delle Puglie, e automaticamente i grottesi, che avevano un senso del commercio, incominciarono a pensare che magari lungo questo tratto di strada si potevano mettere delle botteghe, delle poteghe, come venivano chiamate prima, e quindi incominciare. Da questo punto è nata proprio la tradizione commerciale di Grotta Minarda. Nei documenti questa zona qua viene chiamata il Borghetto. Era noto per due conventi, a parte le taverne, le locande, i documenti parlano anche di due ciabattini, insomma c'era un po' di tutto.
c'erano due conventi, uno domenicano e uno dei carmelitani, che probabilmente è stato uno dei più antichi d'Italia, è documentato già nel 1200 questo convento, che si trovava dove stava la piazza 16 marzo. Sì. E diciamo, allora, la storia della grotta si può raccontare tranquillamente attraverso la storia dei suoi piccoli quartieri, piccoli o grandi. Raffaele, abbiamo fatto il giro delle 12, diciamo, quartieri, che poi sono mischiati anche tra di loro. Sì. Manca qualche quartiere che tu non vedi e che ti aspettavi? Allora, potrebbe avere senso creare un quartiere dedicato a San Pietro, perché San Pietro ha proprio una sua storia a parte. Io mi riferisco sempre dal punto di vista storico, poi bisogna anche vedere in se base... ci sono i ragazzi che giocano. Quindi. Sì, se ci sono dei ragazzi che giocano, soprattutto se sono abitati. Però le zone di grotta sono molte di più. Per esempio, già solamente dalla zona verso Carpignano potremmo creare almeno un paio di zone o rioni. Però in effetti 12 è un bel numero. Creare, insomma, mantenere il numero di 12 non è sbagliato dal mio punto di vista. Quella che ti piacerebbe vedere, proprio che ti manca, che diciamo, esempio, faccio io la Fratta, è una delle più belle che c'è stata, allora, forse la cosa è quella che ci ha fatto più male, l'abbattimento di quella zona di Grotta Minarda, quindi mi farebbe molto piacere in effetti magari il centro storico, non compreso solo la Fratta, compreso la zona di Santa Maria con l'Largo Sedile, quella lì, diciamo, mi farebbe, sono le tre chiese, mi farebbe piacere, ma è quasi disabitata e quindi non avrebbe quasi senso attuarla, almeno con questi presupposti. Se siamo fortunati e si ripopola quella zona, dobbiamo andare controcorrente, visto i tempi di oggi dei paesi, dobbiamo andare un po' controcorrente. Raffaele, ma tu da stasera in poi seguirai il Rionale, verrai di giù al campo. A parte che l'intervista la stiamo registrando, la mandiamo domani mattina, stasera c'è il tuo bosco, quindi potresti anche rimanere qui con me stasera e ti vedi il tuo bosco, che poi anche sul bosco c'è una bella storiella che hai fatto, quindi però non la vogliamo raccontare, insomma. Diciamo che ti sei un po' incazzato, dai, diciamo così. Va bene, noi vi salutiamo qua. Io ringrazio l'amico Raffaele Masiello. Grazie, perché, a voi, grazie a Davi. Perché quando lo chiamo si mette sempre a disposizione. Io ho sempre un pallino in testa, magari da settembre-ottobre ne parliamo per fare un programma proprio come così, per raccontare un po' l'Irpini a 360 gradi, per raccontare queste storie. E poi guarda, anche dal calcio nascono le cose belle. Dei quartieri, le amicizie, le storie e tutto. Prologo Grotta Minarda PS, ti sei preso quest'altra patata bollente in mano, quindi io ero già membro. Sì, vabbè, però adesso sei ancora segretario. Adesso sei segretario, poi c'hai il presidente Alfonso Cappuccio, che non lo puoi lasciare solo, perché altrimenti non lo puoi lasciare solo. Va bene, io vi saluto qua, grazie ancora Raffaele. Grazie a voi. È stato bello raccontare per la prima volta nel Rionale le 12 contrade, frazioni del torneo rionale. Noi ci vediamo nelle prossime dirette, ci inventiamo qualcosa, quest'anno manca ancora qualche organizzatore che non viene a fare una passeggiata con me. Ringrazio Giuseppe Villanova che sta alla parte tecnica dietro alla telecamera. Raffaele, ancora grazie e noi ci vediamo alla prossima.